Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Siamo qui oggi per un'altra sfida e dopo quella col fucile a pompa giustamente facciamo quella col chainsaw. Ragazzi, con l'incenso ragazzi, no scherzo. Comunque sì, andiamo a vedere la classe che ho creato per questo evento, per questa sfida. Come potete vedere ragazzi, è un chainsaw classico con ovviamente freno di bocca, caricatori aumentati. Ovviamente letale, esplosivo artigianale. Poi ovviamente le specialità sono sempre le stesse: prontezza, gioco di prestigio, predatore, mira stabile. Questa volta ho messo concentrazione, però scusate, questa volta ho messo predatore al posto di estrazione rapida, perché ho bisogno di un movimento più veloce dell'arma, più rapido. Deve essere molto rapido l'arma nel muoversi, cosa che ovviamente il chainsaw non è. Cerco di farlo col predatore, cercando di far migliorare questa cosa. Ovviamente il pacchetto serie sempre lo stesso: sciacallo, silenzio di tomba, estrazione rapida. Questa volta ho messo estrazione rapida al posto di predatore, proprio perché ovviamente mi servirebbe anche l'estrazione rapida. E poi ovviamente ci sono le varie, gli altri bonus che sbloccheremo man mano. Quindi ragazzi, io direi di partire subito. Andiamo su, non so se fare deathmatch a squadra o tutti contro tutti, però ci devo pensare bene. Un'arma lenta, sì dai, proviamoci tutti contro tutti, dovremmo riuscire a farcela, dovremmo vincerla. Andiamo su tutti contro tutti e partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo su Octane. La cosa ovviamente che aspetto di più in questo momento è il 28 gennaio, ovviamente con le nuove mappe di Call of Duty, sperando che siano veramente piccole e di medie dimensioni, perché mi interessa anche principalmente quella mappa nuova ragazzi. Non so se l'avete vista, quella con la storia dell'horror. Ma grande shot bitch. Un anno per caricare. Non carico più. E ogni volta che io clicco questo cazzo di caricatore, muori, grande 2. Niente. Ma che cazzo, ne esci già sparando? Vabbè. Muori, stronzo. Perché sparate? Anche se non avete svoltato l'angolo e non mi vedete. Ma io vorrei capire questa cosa. Perché? Troviamo questi cazzo di codi, va. Non ci sei. E vai, grande! Ma è messo pieno di munizioni. Qui. Nessuno. Però non è male quest'arma. Oh! Vai! Perché mi lasciate... Ma perché? Lanciate granate, non ho fatto niente. Sento rumori, non mi piacciono. Sono rumori molesti, ragazzi, non mi piacciono. Qui non c'è nessuno, stiamo qui dentro perché c'è questa bomba. Messi mi accoltellava, guarda! Scleravo male! Vedete come si muove velocemente mentre mira, ragazzi, con predatore. È quello che mi... Ma che schifo, dai, fai vomitare, Esme. Satcom nemico localizzato. Mo compare qui e mi incula. Vai, grande! Satcom nemico localizzato. C'è uno qui. Ma porca troia, sta torretta! E muori, grande! C'è nessuno. Oh! Chi l'ha ucciso? Ah, è lì. Ok, lì dentro. Vai! Grande! Riconosco subito i suoni, ragazzi. Tieni sta cazzo di arma, va. Double kill! Grande curre! Ma grande vai! Che arma di merda, ma anche efficace, cazzo. 12-2. Nessuna difficoltà per il cure con ogni arma, ovviamente. Come vedete, il cure, anche se non si allena, riesce a distruggere tutti. Ma grande, silenzio di tomba. 6 kill di fila. Andiamo via. Ma questo ovviamente mi aspettavo. E questo ovviamente mi aspettava. Che palle.
col cazzo che mi accoltelli! Col cazzo, va! Oh, cacchio! Scappa, 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 scappa! Sento rumori di passi. Passettini. E non muore, vabbè. Grande. Carica, perfetto. Allora, andiamo avanti, 15-3. Il cura sta gherreggiando bene. Come al solito. Nessuno gli mette fretta. Lui vuole vincere la partita. La vincerà a tutti i costi, come sempre. Andiamo avanti, raga. C'è nessuno. Stranissimo. Andiamo qui su. Penso che siano qui sopra, ragazzi, come al solito. Saliamo qui su un attimo. C'è nessuno. Solo arredi distrutti. C'è qualcuno qui vicino a me. No. Strano. Mamma. Grande zio. C'è qualcuno qui sotto, dai. Ovviamente ne ero certo. E ovviamente muoio. Grande. Sì, sono morto, vaffanculo. Ovviamente un anno per salire. Che palle. Niente. Ma muori, grande. Lind, ma porca troia. E basta camperare lì su. Hai rotto il cazzo. Minchia, sei un camper. Dai, ma che palle. Ogni volta mi rovina la partita per questi coglioni. Credici. Credici? No, com'è fatto? Ero dentro l'edificio. Minchia, ti incula a sangue. Non hai capito. Ma muori, stronzo. Su, che tu hai distrutto anche la torretta, stronzo, vai. Almeno ti ho distrutto tutto, fidati. Vabbè. Va bene, zio Cur. Oggi non ci sei. Oggi non ci sei perché tutti si camperano, cazzo. Tutti si camperano. Minchia. Giocatori di merda, cavolo. Non potevano capitare giocatori migliori. Oh, bello. 103 munizioni. Ce la farà zio Cur recuperare la partita. E lui mi spara un colpo e mi ammazza. E dai. Che cazzo di armai? Ultra power. Ma il tipo è ancora camperato di su. No, strano. No, stranissimo. Guarda. Guarda a te. Guarda a te, sti qua. E lui mi ammazza i due colpi. È ancora camperato lì. Hai rotto il cazzo. Oh, basta. Lui mi spara un colpo e mi uccide. Porca puttana! Un colpo e mi uccide! Ti sfido a uscire da lì. Ma ti sfido a uscire da lì. No, non ci credo, ragazzi! Non ci credo! Levate anche voi le minchiate! Levate anche voi queste minchiate! Ovviamente il gioco deve fare sempre le sue solite puttanate. Mi deve far girare il cazzo. O mi camperò io qui su e vedi come cosa vi combino. Avete rotto i coglioni. Guarda, fai vomitare, sei un figlio di puttana. Fai schifo. Proprio giocare non se ne parla. Guarda, sei scarso. Sei scarso perché sei solo a giocare in questo modo. Sapete giocare solo in questo modo. Dai. Minchia, una mano sulla coscienza. Mandatevene via da questo cazzo di gioco. Perché avete rotto il cazzo. Tu non muori, vabbè. Tu non muori perché sei Dio. Cristo, sto sfidando Dio io, ragazzi. Ah, vuoi resistere un altro po'? Cazzo, ti porto anche un caffè, un tè, un succo alla pesca, dimmelo! Perché non ho capito quanto sei resistente.
Cioè, boh. Vabbè, ragazzi, qua abbiamo gente ultra connessionata, quello che cazzo è. Io non lo so. Sta di fatto, ragazzi, che io sono una sega in confronto a loro. Ma muori, va, faccia di merda. Non mi ricompare Satcom davanti. nemico localizzato. Guate. Ho detto. Ma no, puoi resistere un altro po'? Minchia. Basta. Fuori dal cazzo, va. Allora, ci mettiamo qui su un attimo. Non so già dove ci... Minchia. Ok. Carica, 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 dai. Grande. C'è nessuno, c'è Prendiamo gli nessuno. sgoccioli. Ormai la partita è finita, vabbè. Grande. Vedete quanto è scarso il tipo. Ma vabbè, mi metto un attimo. Ha pagato, ti pagava rate per morire. Cazzo. Satcom nemico Assoldiamo localizzato. Hitman a questo punto. Ma muori, shot bitch, stronzo. Ma cosa vuoi fare? Ma va a cagare, va. Che merdacce. Ma ragazzi, pietosi. Pietosi. Puttana Eva, pietosi. Ma guardate. Ma guardate come gioca questo. Ragazzi, io non ho parole, veramente. Cioè, mi accende tristezza. Tristezza al cuore, perché alla fine la colpa di questi cazzo di giocatori. Cioè. Ciò che rovinano il gioco, i giocatori che rovinano il gioco, scusatemi, sono questi alla fine, perché giocano in questo modo, giocano aspettando l'avversario in un punto, rimangono coricati, puttana Eva, cazzo, cespugli, erbetta, ma vai in un campo di calcio così ti calpestano un po' con i tacchetti, ma non su Call of Duty. Ragazzi, la gente è così, si è sviluppata tantissimo in questi ultimi anni, in questi ultimi tre Call of Duty, MW3, Black Ops 2. Ghost adesso sono la maggior parte camper, ragazzi. Giocano in questo modo, fermi, aspettando l'avversario che gli passi davanti per poterlo ammazzare. Ma alla fine, che cazzo di divertimento si prova a giocare in questo modo? Ok, c'è la vittoria, sì, quello ti rende contento, ma cazzo, la meritassi la vittoria? Non la meriti neanche. Cioè, io, se avessi uno score, io ragazzi, ad esempio, vado a vedere su caserma. Vado su punti, quello che cazzo è. O vado su, non lo so, guardatemi il rato delle vittorie. 521 vittorie, 221 sconfitte, 236. Guardatemi le uccisioni, ragazzi. Ne ho fatto 12.935 uccisioni e 5.797 morti. Con il rapporto di 2,23. Ragazzi, la precisione è 23 qualcosa. Tutti contro tutti, come potete vedere, il rato è sempre 2,74. Io, ragazzi, no, come vedete nei miei video, io non campero, non faccio un buon rato ogni volta. Ma perché so giocare, mi piace Call of Duty, so come si gioca su Call of Duty. Son mappe è un gioco molto arcade, son mappe molto, diciamo, ristrette, erano ristrette, poi su Ghost le hanno un pochettino allargate, ma proprio per questo, siccome le hanno allargate, bisogna camperarsi, perché alla fine i giocatori, ragazzi, io principalmente mi trovo camper soliti europei, ragazzi, francesi, mi trovo anche italiani, ragazzi, che camperano come dei maiali. Purtroppo capita, succede questo, ma che cazzo? Ma trovare una partita di 8 persone, tutti contro tutti, almeno 5 che si mettono a camperare come dei cazzo di maiali, fermi in una zona, come ha vinto adesso quello prima, in quella partita, veramente, ragazzi, mi gira il cazzo, mi gira veramente il cazzo, perché non fa. È una cosa bruttissima. E rovinano il gioco alla fine, perché è da 3 anni che rovinano il gioco in questo modo. Fermi in dei cazzo di punti, aspettando che l'avversario passi davanti o gli passi a fianco per sentirlo e spararlo. O con quelle cazzo di bombette di merda, esplosivo artigianale usato al... non lo so. Mettetevene, invece che con quella cazzo di bonus con due letali, mettetevene 6, lanciatele da ogni parte, ragazzi, fateci un campo minato, non lo so. Perché veramente, ragazzi, si gioca in questo modo. Si gioca con le bombette che li proteggono il culo e davanti invece sparano l'avversario finché non riescono ad arrivare in serie. Io non so che divertimento ci sia a chiamare una cam in questo modo, camperando così, però
Però vabbè, ragazzi, sono opinioni. Alla fine è una mia opinione. Come voi avrete la vostra opinione, e la mia opinione è questa: che non bisogna camperarsi, almeno in questo modo, per fare una cazzo di serie di kill. Se alla fine la cam poi non la sapete chiamare in altro modo, perché la cam deve essere chiamata con naturalezza, dovete essere bravi, sì, dovete muovervi bene. Senza però camperarsi fermi in un punto, perché prende veramente al cazzo. Fermi proprio in un punto, aspettando in un angolino che l'avversario passi. Vi consiglio a questo punto, per fare le serie, di andare su veterano, che almeno lì, se sparate e ammazzate l'avversario, non si vede la killcam. Quindi ragazzi, da Cura93 è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. E noi ci vediamo alla prossima sfida, ovviamente. E quindi, bella raga.